Hungry Shark Evolution. Quanto è bello questo gioco! Molto carino, ci ho passato un sacco di tempo quando andavo a scuola. Ora, però, ho voluto craccarlo. Questo è appunto il mio squalo. Il mio, oddio, non è neanche uno squalo, è un colosso. Esatto. Andiamo a vedere però tutta la storia che c'è dietro. Ok, allora si parte con questo squaletto. Dopodiché bisogna potenziarlo, appunto morso, sprint, spinta e tutto quanto. Bisogna potenziarlo, farlo salire di livello, crescere un pochettino per sbloccare il prossimo squalo. Stessa cosa con questo squalo per sbloccare il prossimo. Stessa cosa per il prossimo, che sarebbe lo squalo bianco, quindi il più potente. Dopo lo squalo bianco c'è il megalodonte. Il megalodonte si può ottenere soltanto spendendo 900 gemme. E 900 gemme non sono facilmente reperibili. Anche perché... Dove so? Dov'è che si shoppa? Ah, ecco qui. Anche perché 900 gemme costano 35 euro. E per un giochino simile, che deve essere un passatempo, spendere 35 euro per sbloccare uno squalo non è molto bello. Anche il successivo squalo, il colosso, può essere sbloccato solo dopo aver usato il megalodonte e sempre con 900 gemme, quindi ci vorrebbero 70 euro per giocare con questi due, senza contare le eventuali 500 gemme dello squalo bianco. Quindi è Perché un po'... eventuali? perché si può sbloccare se non sbaglio giocando. Quindi, detto questo, io vi farò vedere ciò che voi non potrete fare, ve lo farò godere. Questo è il colosso armato di jetpack. Questo qui è skateboard. Ah, eccoli qua, sono qui sotto. Jetpack e skateboard. È di megalodontino. Ah, massacro. Posso aggiungere il sangue. Vuoi sangue, ancora sangue? Prova questo, non crederai ai tuoi occhi. Mettilo. Va bene. Ma io non ho capito, questo colosso c'ha anche il figlio appresso, Sì, oppure è è il doppio? Colossino si chiama. Ah, carino. È qua, Colossino, ehi. Ah, bene. Ok, detto questo. Aspetta che. Ok. Prendiamo. Cos'è? Mappa dei tesori? Va bene, prendiamo tutto. Qualcos'altro? Mappa delle missioni? Vai. Volete comprare qualcos'altro? Nuova medaglia gratis? No, gratis non mi interessa. Non attira. Mi piace spendere tanto. E niente, andiamo a vedere come funziona questo squaletto. Questo è il record, forse un po' quello che si trova davanti, ma poi perché quindi sarà bellissimo passare le notti in questo modo. Qui sta camminando da solo, non lo sto toccando. Se lo farò mangiare. E quindi quando si arriverà nei fondali, no? Meruse, nei fondali mezzo ai vivi, come si chiamano? Sono proprio le strettoie, ecco. No, che qua no. Non so come arrivare. Ma questo si prende da dietro. Colpo karate. Questo era il karate degli uomini pesce. Se qualcuno di voi segue One Piece, qualcosa mi riferisco.
Dove sono le strettoie? L'altro giorno mi sono incastrato. Ecco, forse da qui. Non stiamo più facendo niente. No, sono un po' più facendo. Aspetta, facciamo più tempo. Guarda, non c'è. No, per me non c'è. Questo perché non è un problema? Per il semplice motivo che nel caso in cui il nostro cucciolo qui debba soccombere, debba fare una triste fine, utilizzeremo una gemma che non ci manca. Questa è la mappa, per chi ancora non ha avuto la possibilità di vederla. Indica dove siamo noi, dove sono i tesori. Qui ci dovrebbe essere il re granchio. E i vari tesori, qui sopra. E questa è tutta la mappa. Non fa vedere dove sono i nemici, eventuali megalodonti, perché sì, ho visto. Non fa vedere però una cosa che sì, mi fa ridere di questa piccola modifica che ho fatto è la possibilità di volare con lo squalo, perché veramente è bellissimo. I razzi là, neanche jetpack joy. Pancia con una skateboard incluso, e questo è quando muore, fa la piroetta in acqua. Tac. Oh, è salito di livello, è diventato un po' più grosso. Bene ragazzi, se volete vedere come si può modificare qualche gioco, fatemelo sapere, un commento, un messaggio su Castle Clash, va bene qualunque cosa. Se volete che modifichi qualche gioco che giocate voi, nel quale magari servono tante risorse, molto difficili da prendere, fatemelo sapere. Nel prossimo video proverò il multigiocatore, che non ho idea di cosa sia, però andrò a provarlo. Vi farò vedere anche il megalodonte come opera. E questo è tutto, qui con me c'era New734. Ciao. Ha fatto anche lei la sua parte nel video. Molto importante.
questo è il nostro squalo, questo è il suo cucciolo. E qui chiudo il video, alla prossima. Ciao ciao.